benvenuti nel primo episodio della Bancarotta Challenge, una nuova sfida su FC24. L'avversario, come sempre, è Venom, benvenuto! Bentornato a Venom sul tuo canale, pronto a batterti ancora una volta. Ti sei fatto una bella vacanza, no? Perché eri così stressato dopo le bastonate che hai ricevuto sul mio canale che hai dovuto staccare un attimo. Ma guarda che non è stata una vacanza, avrei preferito stare qua, mi hanno fatto camminare troppo la buba, quindi meglio così, meglio che sono tornato. Adesso che sei tornato, sei pronto per perdere di nuovo con una sfida incredibile, la Bancarotta Challenge. Vai. Io vi chiedo di lasciare un bel mi piace subito, se volete, sabato o domenica prossima, il prossimo episodio. Ma adesso aprite bene le orecchie, perché vi stiamo per spiegare quello che succederà in questo video. Siamo con il Napoli, 3 anni, ma simuliamo una sorta di bancarotta del Napoli, che è costretta a cedere i suoi migliori 5 giocatori, che in questo caso, come potete vedere, sono Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Lobotka e Zielinski. Iniziamo questa carriera svincolando i migliori 5. Come faremo poi a decretare il vincitore di questa sfida? Grazie a questa tabellina che vedete a schermo: 10 punti per il campionato, 5 punti per la Coppa Italia, 3 punti per la Supercoppa e così via. Al termine della terza stagione, il pischialino che ha più punti vince. E altra cosa importantissima, c'è una regola clamorosa, una regola clamorosa che uno di voi mi ha consigliato qui sotto nei commenti. Però te la dico, Venom non lo sa, Ho Venom paura, non lo ma sa. Cos'è? Ma cos'è? Oh, ma cos'è? È una cosa bella pesante che potrebbe cambiare proprio tutte le career battle. Cioè, preparati. Vediamo. Te la rubo, se mi piace. No, perché c'è il marchio. Ho registrato il marchio di fabbrica, okay, capito? Quindi okay, non me la puoi rubare. Startiamo la prima stagione con il Napoli e prima di avviare il timer dirò la regola segreta. Andiamo. Siamo pronti per la prima stagione con il Napoli? Allora, Venom, la regola segreta, sai qual è? No. È che se prendiamo lo stesso giocatore dobbiamo svincolarlo entrambi. E lo scopriamo alla fine, poi dopo il timer, sta cosa? Sì. Oh, quindi se io prendo Gavi e faccio l'acquisto scontato, oppure se io prendo Mbappé lo prendi anche tu, entrambi i giocatori vanno svincolati al termine del mercato, quindi restiamo senza il titolare. Va bene. Ci sarà anche del mentalismo allora qua, mentalismo. Sì. Però è una regola stupenda, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, perché se vi piace l'applichiamo anche nei prossimi episodi, visto che Venom mi copre tutti gli acquisti e quindi di conseguenza bisogna prendere provvedimenti. Va bene, purtroppo possiamo iniziare? Così. Iniziamo, 10 minuti, si parte! Vamos. Ma devo anche fare strategia squadra, piani di crescita, tutto nel tempo? Assolutamente sì. Allora io adesso cerco di farti del mentalismo, ti dirò che io non compro un Mbappé, quindi puoi prenderlo te. Ok, va bene, grazie, allora lo prendo io, ci siamo organizzati. Ah, e ovviamente non possiamo organizzarci, quindi no, è esatto, tutta sorpresa. È tutto mentalismo, potrei mentire, sì, come sì. No, chi lo sa. Allora, guarda, io sto mettendo praticamente chiunque sul mercato. Ah, aspetta, mi dici il nome di chi ti ha consigliato questa cosa, che lo banno dal mio canale. Non me lo ricordo il nome. Cioè, allora, i ragazzi ci vogliono vedere in difficoltà. Io voglio bannarlo dal mio canale, però, perché ci ha messo troppo in difficoltà. Non mi piace questa cosa, scusami. No, a me piace. A lui non piaceranno più i miei video perché non li potrà più vedere. che esagerato che sei, mamma mia. No, guarda, io non sono messo, cioè sono messo un po' maluccio, ma neanche tanto male. Devo prendere subito un bel non te lo dico, però ho già capito dove andare e qui voglio fare un super mega colpo con i 138 milioni che ho a disposizione. Quanti? 138. Quanti? 138. Sei un pazzo ma età è troppo, 138. Troppo, però io essendo un pro player riesco a gestire questo budget, capito? Non lo sapevo. Sì, complimenti. Sì. Grazie. Vado subito su un giocatore che è abbastanza importante, forse è un giocatore che non andava preso, potevo prendere qualcuno un po' più giovane e un po' più, diciamo, con un potenziale maggiore. 97 milioni. Ma chi è? Dimmi chi è. No, non te lo dico. Ma tanto io non ci arrivo a quelle cifre. No, non te lo dico perché ok, l'ho preso per 80 milioni, ti dico solo che gioca nel Real Madrid. E quanto l'hai pagato? 80 milioni, mi sembra. Mi sono dimenticato, 80 milioni più clausola. È un difensore centrale. Non è un difensore centrale, no, assolutamente no. Sto prendendo un difensore centrale che non so quanto costa, ma secondo me sai che lo pago meno di quanto devo pagarlo. Sì, perché è scadenza? Tu fatti gli affari tuoi, scusami. Poi ho fatto una domanda. Mamma mia, che cattiveria. No, beh, cattiveria. Io sono una persona che punta a alzare al cielo il trofeo e quindi non ti dà consigli. Io vado subito sul secondo giocatore, vediamo se accettano questa offerta o che affare fatto. Ho speso tanto, non mi sono mosso benissimo, sinceramente.
Io per niente, cioè proprio poco sto spendendo. Infatti non ho manco tempo, non farò i piani di crescita. È iniziata male questa challenge per il Benny. Sì, molto male, molto molto male anche per me, eh. Io ho fatto due acquisti, però potevo gestire meglio il budget. Io sai che ho paura che abbiamo preso lo stesso giocatore. No, è impossibile. Tu hai preso un difensore centrale? Sì, sì, no, 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 il prossimo che andrò a prendere. Ah, ok. Non lo so. Non ti posso dare indizi. Il mio è un giocatore talentuoso, sempre infortunato però. Sempre infortunato, oddio. Questa è la definizione che mi suol dire. Comunque io con due acquisti ho finito il mercato, purtroppo. Però, mi va bene, ecco. Vediamo se accetta. Ok, ha accettato 100. Lui prendeva 40. Guarda, io ho fatto tre acquisti, adesso ho due minuti per fare tutti i piani di crescita e mettere i preparatori, direi che ce la faccio. Ho fatto un calciomercato molto 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 sbagliato, Papà, molto sbagliato? Sì, molto sbagliato, molto sbagliato. Questa è una squadra che va... non lo so, cioè mi potevo muovere nettamente meglio, ecco, nettamente meglio. Allora, guarda, io sì, devo fare solo un cambio ruolo, ma si possono fare dopo. Adesso questo qui l'ho fatto. Ok, ho messo tutto, ci sono, ci siamo. Allora, sì, dimmi un po' cosa hai combinato. Già mi sono reso conto di aver fatto una cavolata, ma guarda, proprio incredibile. Perché? Quanto ti hai terzino destro, scusami? Terzino destro? Io ho Mario Rui, che adesso gli cambio ruolo. L'ho appena venduto Mario Rui, io no. Sono senza terzino destro per la prima stagione. No, chi hai in panca? Aspetta, hai però qualcuno? Mazzocchi può fare la DA, ok? Sì, può fare la DA, ok. Sì, dai, però poi okay. Gioca col triangolino, ma vabbè, in qualche modo facciamo. Ok, va bene. Allora, ma mi concedi un cambio ruolo a Mazzocchi o no? Sì, 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 i cambi ruolo si possono fare. Ma devo ancora attivarlo? No, 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 vai tranquillo, okay. Te lo concedo. Ma puoi metterlo terzino perché ci mette 120 settimane, te lo dico. No, vorrei metterlo a DA, vediamo quanto ci mette ad andare a DA. Prova. Ok, 21 settimane. Allora, ci può stare. Ok, va bene. Allora io dimmi, due acquisti. Sì, dimmi un po', due acquisti, vai. Due acquisti, speriamo che non siano gli stessi. No, è impossibile. Ho preso Mario Hermoso, difensore centrale. Ok. Che gioca insieme a Nathan. E poi sì, ho preso Berardi a destra. Ah, ok, ci sta, Mimmo. E poi niente, io sono messo male. Gioco con Raspadori, Traoré, Dendonker, Lindstrom, Zambo, cioè... Ok, va bene. È un progetto in costruzione, sì. No, ci sta, anche perché comunque è un Napoli in bancarotta, quindi ci sta che esatto, il primo anno non sia una squadra perfetta. Io ho preso tre giocatori. Il primo è Courtois, 90 in porta. Ma non mi sembra una buona mossa, posso dirtela. Il portiere fa troppo la differenza. Sì, ma ti cala troppo in due no, anni. No, non cala, no? Non cala, vai tranquillo. Ha 31 anni, quindi a 34 okay, non quanto cala. Quanto l'hai pagato, 90? 80 milioni più sì, classe. Ma scusami un attimo, ma Meret non ti saliva? Sì, ma volevo uno subito pronto. Poi Meret non arriva a 90. Vai, non vabbè, ti preoccupare, lasciami cucinare, vai tranquillo. Vai. E poi ho preso due giovani. A centrocampo ho preso Miretti, 75 dalla Juventus. E lì davanti al posto di Simeone ho preso Sesco, attaccante incredibile di 77 con un super potenziale. E poi mi dici un po' chi ti gioca negli altri reparti, perché sono curiosa. Ma c'ho Traoré a sinistra, c'ho Raspadori messo trequartista perché ho messo il 4-3 offensivo. Poi c'ho Cagliuste confermato, Mario Rui a destra. E poi anche io c'ho Nathan con Anguissa che l'ho messo difensore centrale perché può fare il difensore centrale. E poi a destra c'ho Lindstrom che è un 76 e l'ho messo lì. Ma contento te di questa cosa, va bene. Sì, this is my squad. Va bene, andiamo a fare gli obiettivi e ci vediamo a fine stagione allora. Va bene, buona fortuna. Prima stagione terminata, 31 maggio 2024. Yeah. Entrambi siamo riusciti ad evitare l'esonero. Sì, ci sì, sarebbe, sì. Sarebbe la barra molto una bella buona. Mazzata. Io la barra molto buona. Ok, io ce l'ho arancione, però a pelo, è quasi verde praticamente. Io verde quasi stella. Addirittura. Mamma mia. No, allora... mi hanno comprato Meret. Ah, vedi, questo è il karma che ti punisce perché hai dato contro il mio punto A. Ma non avevo guardato le clausole. Così impari. Allora, dove sei arrivato in campionato? Andiamo veloce. Da vedere, ma sono triste adesso. Quinto posto. Aia, io quarto posto con 71 punti e quindi la possibilità di giocare la guarda, Champions League. Mi prendo volentieri l'Europa League, te lo dico proprio col cuore. No, io preferisco la Champions così magari ho dei soldi in più, ecco, mettiamola va bene, in questo modo. Va bene. Poi, Supercoppa Italiana, io l'ho persa in semifinale con la Fiorentina. Anch'io 4-2. Ok, Coppa Italia io l'ho persa in finale con l'Inter. Io quarti di finale con la Fiorentina. E per quanto riguarda invece la Champions League, ho perso agli ottavi con il Manchester City. Io ai quarti con l'Arsenal e qua l'Inter arriva in finale con l'Arsenal. Purtroppo non succederà nella realtà. Quindi, ricapitolando, secondo la tabellina che vedete a schermo, siamo ancora entrambi a zero punti. Però ci sta perché è il Napoli che veniva dalla bancarotta, quindi ci sta. Mamma mia. Sì, dimmi solo rapidamente sì. Berardi 35 gol, ma la cosa che mi stupisce è che Ngonge ha fatto più 7, infatti ora potrei venderlo. Raspadori più 4, 15 gol. Lindstrom più 4. La crescita è molto buona, ti devo dire. Però, vedi. Traoré non l'avevo ricomprato io, quindi mo lo perdo Traoré. Certo, no, io invece l'ho rispedito a
al mittente, così ho puntato su un gonge che ha fatto più 8, più 8. Ma mi hai detto che usavi tra ore anche te? No, no, poi dopo ho visto che ero in prestito e l'ho mandato via, così ho lasciato spazio a lui. Bravo. E anche Lindstrom che ha fatto più 6, il capocannoniere Sesco che ha fatto 26 gol e ha fatto più 5. Ok, prima stagione quindi di assestamento, andiamo con la seconda. Seconda stagione appena iniziata, questa volta i minuti sono 8, mi raccomando stai attento. 8. Non c'ho più sì, giocatori lo so, lo so, mi dispiace. Stai attento perché se adesso tipo impazzisci e compri Sesco, solo tu devi svincolarlo ovviamente, capito? Ma non penso non che succederà, tranquillo. No, no, però io ti avverto che sennò tu dici, ah, ho preso Courtois, così, no, capito, ti attacchi. È vero, potrebbe essere una bella mossa quella. Sì, così entrambi perdiamo il giocatore. Io ho perso tu, ma perché mi sono spariti i giocatori comunque? Boh, vabbè, io devo prendere un CC, un TD. Quanti soldi hai così per curiosity? 139. 126, com'è sta roba? Perché tu hai perso tutti i giocatori. No, ma poi ne ho tenuti anche. Allora, io voglio provare a comprare un giocatore davvero forte che io spero che tu non comprerai. Ah, non voglio no, però in cambio lui. Ah, niente. Io devo cercare di liberarmi dei miei giocatori perché qua 40 milioni più lui, vediamo se accetta. No, non lo voglio, ma perché? Perché? Io ti dico perché la Juve non vuole i miei giocatori? Perché fanno schifo, fanno vomitare. Ma abbiamo solo 8 minuti, ma che vuol dire 8 minuti? Oh. Hai fatto perdere di valore ai calciatori. Io sto provando a prendere un centrocampista, vogliono 79 milioni, No, no, ma tu sei pazzo che mi fai fare le cose così. Cioè, ma non potrei avere solo 8 minuti, ma che dici? 8 minuti e sono anche tanti, io giocavo. Ma per te che hai già... Ma capito, tu hai la squadra a posto, io ho perso tutti. Ma tu hai fatto cioè, il primo anno che non c'è, hai dormito praticamente. Ma io mi sono svegliato tardi oggi, non capisco niente, sono ancora un po' rimba. Così impari, io stamattina mi sono svegliato alle 6:30. Bravo. Grazie, ho fatto una mattinata veramente produttiva. Sei e mezza, ero appena andato a dormire io, guarda. Mamma mia, che vergogna. E questo è quello che ti meriti, vedi, un video in cui verrai umiliato da me. Stavo pagando un giocatore 150 milioni invece di 15. Andiamo bene, mamma mia, andiamo bene. Io spero preso, che no, ma questo sì, lo compriamo uguale, 100%. Chi hai preso tu, scusami? No, non te lo dico. No, vabbè, dico in che posizione, almeno così per capire, no? Esterno sinistro. Ok, no, vai tranquillo, io non lo prendo, io ho già il mio Ngonge. Ma gli hai cambiato ruolo a Ngonge? Ngonge, sì, è una S adesso. Io devo ricordarmi di comprare il terzino, perché Mazzocchi 74 di overall, guarda, li voglio bene, Però li voglio bene, ma preferisco voler bene a qualcun altro quest'oggi. Ok, guarda, io vado sul secondo giocatore, se faccio questo sono praticamente soddisfatto di quello che ho fatto. Si può chiudere per circa 53 milioni, non so neppure quanti soldi io ho, ne ho 60. Posso mettere... Oh, Nathan ne vale 24, mamma mia, è tanta roba. Nathan, 24 milioni alla seconda stagione. Io ce l'ho, io lo tengo titolare. Ah, ok, no, io invece faccio l'upgrade, l'hanno anche accettato come contropartita, quindi ho preso un difensore centrale very very strong e abbastanza, vabbè, non esotico, però sono sicuro che tu non lo prendi questo, quindi ti conosco. Se lo dici te. Sì, tu prendi di difensore centrale, prendi Van Dijk e Militao. Ma io tengo loro i difensori centrali. Van Dijk e Militao? No, Hermoso è... E Nathan. È nato, sì. Ok, va bene. Ma no, guarda, io sono abbastanza... Sono rimasto con tipo 30 milioni, però mi sa che me li tengo per la prossima annata perché non voglio... Cioè, potrei prendere qualche mezzo giocatore, però... Boh. Valuta te, fratello. Ancora 2 minuti, potrei farci una pensata veloce, però non lo so, devo valutare. Io ho fatto bene una bella squadra, Cioè, mi sono mosso bene a sto giro. Ho aggiustato tutto. Sì, ho aggiustato proprio tutto. Ora, okay, se abbiamo preso i giocatori uguali, ti giuro, è molto difficile. Molto difficile, cioè, sarebbe un po' assurdo. Sono tutti i giocatori... Tipo, dei giocatori che alcuni non si prendono mai. Vediamo, non lo so. Vediamo dopo, mancano 2 minuti. Io c'ho ancora Mario Rui terzino destro, che vale... vale 15 milioni, però. Ma quanto ha di overollo? 80, 81. Però voglio prendere un top, quindi... Cioè, il mio top... potrebbe essere questo, però quanto costa? Non lo so. Gioca nel Liverpool questo qua. Tanto ormai è finito il calciomercato, quindi te lo posso dire. Arnold, ci ho provato anch'io. No, non è Arnold, perché nella vita reale non gioca nel Liverpool. Okay. Gioca qua nel Liverpool. Quindi io ci ho provato a prendere Arnold, ma non ce l'ho fatta. Troppo, non ce l'hai fatta. Per poco. No, ma sì. No, ma neanche io ce la faccio. Ci sto provando, ma è impossibile. Invece, cavolo, non ce la faccio per pochissimo, secondo me, Per pochissimo. Sì. Vediamo un po'. Ci devono pensare, ma è praticamente impossibile. Cioè, di solito se ci pensano dicono di no. E poi devo ancora fare un attimo, cioè, tutti i rinnovi e cose varie. Quindi dai, forse è meglio così. Valuti lei, signore. Sì, sto valutando io, non si preoccupi. Ieri uno mi ha scritto, anzi mi ha detto: ma tu e Giuse siete amici davvero o siete solo colleghi di lavoro?
Tu hai detto che in realtà ci odiamo, vero? No, io ho detto ovviamente siamo solo colleghi che ci sfruttiamo a vicenda, non siamo amici. Bravo, bravo, è giusto essere onesti, la prima cosa è l'onestà. Ma io l'ho gasata, L'ho gasata. Sì? Pensi di avere la squadra più forte della mia? Perché ragazzi, non so se avete visto, ma c'è l'obiettivo che la squadra più forte ha 5 punti e se non vinciamo nulla potrebbe proprio essere quello l'obiettivo decisivo, eh? Vediamo, l'ultimo anno prendo i vecchietti con lavoro l'altro, tranquillo. Vabbè, ho capito, però così non vale, cioè sei vergognoso. Vale. Mi sembra di averti chiesto prima se c'era limitazione e tu mi hai detto di no. Mamma mia. Vabbè, allora a questo punto prende gli Osimhen, cioè dai, che vergogna, ragazzi. Cioè, vedo quello che devo giocare. Quella me l'hai data come limitazione, fratello. Se no lo prendevi. Certo che lo prendevo. Comunque io sono rimasto con 39 euro, avanzo un pochettino nel calendario perché ci sono i giocatori in nazionale, quindi non si vedono gli overall e non riesco a fare il recapino. Tempo scaduto, siamo pronti per dirci che cosa abbiamo combinato. Sperando di non aver preso gli stessi. Come allora, ti sei mosso? Allora, Unai Simone in porta. Ok. Dumfries terzino destro. Rabiot a centrocampo. Chiesa a sinistra. Ah, bello, dai. Siamo salvi? Sì, sì, siamo salvi, siamo salvi, siamo salvi. Perché io ho preso Gabri Veiga, centrocampista centrale, 81, e super potenziale. E poi ho preso Pau Torres, difensore centrale, con 84. Rischio lì. Perché rischio? Perché anch'io volevo muovermi sulla difesa. Però alla fine ho tenuto Nathan Hermoso. Ok, meno male, ci è andata bene. E poi per il resto la squadra è confermata. A livello di overall c'è Courtois che mi alza un po' la media perché è un 91. Però non lo so, è da valutare. Simuliamo tutto, noi possiamo fare gli obiettivi. Simuliamo tutto, ci vediamo direttamente a maggio per tirare le somme. Va buono, andiamo. Seconda stagione appena terminata, 31 maggio 2025. Allora dimmi un po' come sei andato, che cosa hai davanti a te. Guarda, sto rosicando perché sono andato secondo in campionata meno 2. Ah, addirittura. Così meno me lo dici? Peccato. Io ti dico che sono arrivato primo con finita. 90 la paura. Io 85. Però, 85, però guarda, allora io ho perso un'altra finale di Coppa Italia e sto rosicando perché anch'io. È la seconda finale che perdo e cioè potevano essere dei punti buoni. Sì. E poi si è fatto male anche Raspadori, tra l'altro, quindi si è bloccata la crescita. Come si è andato in Supercoppa? Vinta io. Ah, non l'ho vista, aspetta. Non ce l'avevo perché ero andato malissimo. Ah, è vero, perché io sono arrivato in finale l'anno scorso. Ok, in finale di Coppa Italia. Ok, quindi Supercoppa vinta. Coppa Italia abbiamo detto che abbiamo perso la finale entrambi. In Champions League io sono stato eliminato agli ottavi dal Real Madrid. Io Europa League ai quarti. Ricappino quindi a schermo, signori, perché io salgo a 13 punti avendo vinto il campionato, 10 punti, e la Supercoppa Italiana 3 punti. Venom invece 0. Venom non c'è. Capocannoniere Sesco che ne fa 35. Gabri Veiga cresce di 6, ha fatto 29 assist. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire, porca miseria? E poi mi dispiace per Raspadori perché si è fatto male e quindi gli si è bloccata un po' la crescita. Infatti mi sa che mi ha giocato Zerbin. È 87, è il mio 84, quindi ha perso 3 per colpa dell'infortunio. A te come sono andati? Ma Berardi 31, Raspadori 21, poi ha giocato Zerbin a sinistra invece di Chiesa. Perché non ha giocato Chiesa? Non ha giocato Chiesa, Zerbin mo lo svincolo. 12 gol e 2 assi, aspetta che mi ricordo, c'è di giocatore. No, aspetta, lo metto in vendita, ci penso dopo. Ma crescite normali, guarda, non... Berardi 92, l'unica gioia, però... 92! Sì. Mamma mia. Vediamo. Va bene. Devo fare l'impresa. Andiamo. Ok, e allora ragazzi, ultimo mese lo skippiamo e poi iniziamo la terza stagione con 6 minuti per fare mercato. Terza stagione appena iniziata, alla fine facciamo 8 perché Verum si è messo a piangere durante il caricamento. Non avete visto, ho detto no Giuseppe, ma 8 io non ce la faccio con 6 minuti, dai per favore. Ecco qua, va bene. Ma mi spieghi perché il mio Berardi ha la barra rossissima? È un bug visivo, tranquillo. Ah ok, comunque il mio tempo è già partito Certo, anche il mio è già partito. Ah, okay. Grazie. 8 minuti, ultima stagione, devo vincere la Champions, praticamente, è l'unica cosa che posso fare. Sì, vai, puoi anche vincere il campionato e magari io non lo vinco, cioè, ci sono tanti fattori. Don't worry. La top squadra la vinci te, secondo me. Non lo so, sai, cioè, potrei prendere dei vecchietti anche io, però in realtà, io non vado sui vecchietti, dai, vado su questo giocatore qua che vale circa 38 milioni, forse sbaglio non andare sui vecchietti, tu ci andrai di sicuro. Vediamo. Però, sì, in realtà c'ho anche Zanoni che vale 18 milioni e 5. Zanoni, mamma mia. Tu l'hai svincolato, che fine ha fatto il tuo Zanoni? No, è stato immesso in uno scambio. Ah, ok, va bene. Dai, io anche io l'ho appena messo come scambio per prendere un altro terzino.
Non ti dico chi è, ovviamente. Speriamo di non prendere lo stesso, ma... Boh, tu chi hai a destra? Chi ho a destra? Dumfries. Ah, quindi sei a posto, no? Non lo cambi, non lo sai ancora. Non lo so, vediamo. Ok, non ti do indizi. Io devo cercare di limitarti. Quindi io ho fatto il primo colpicino. E poi io devo pensare solo all'overall, sinceramente. Perché sono quei 5 punti che potrebbero fare la differenza. Ma solo i titolari contano? Solo i titolari, certo. Occhio che io c'ho Berardore 92, c'ho Raspadori 86. Occhio, non sono sicuro. Sì, no, ma infatti anche io, cioè nel senso non si sa ancora. Sto pensando come muovere, perché anch'io comunque qua. 6 minuti e 14. Devo vendere qualcuno, secondo me. Devo vendere qualcuno e comprare. Tipo Gaetano. Ciao, ti ho voluto bene. Caiust. Ciao, ti ho voluto bene. Ostica. Io c'ho ancora Ostigar, cioè, c'ho ancora Foloruncio. C'ho ancora Mazzocchi. C'ho ancora Cedira. C'ho ancora Zerbin. Ma ti rendi conto? C'ho ancora Demme. C'ho ancora Cedira. Pure te, ancora Cedira. No. Mi sembra di no, Non ne sono sicuro. Gaetano 9 milioni. Vai, ciao. No, Gaetano 19 milioni. Ostigar 14. Vedi che se io vendo qua mi faccio una squadra incredibile. Certo. Compro un Mbappé. Guarda, io vado sul secondo giocatorino. Anche il contratto in scadenza. Questo serve solo per alzare l'overall, ovviamente. Vediamo se accettano questo scambio. Ok, perfetto. Secondo giocatore comprato, spero di non aver preso. Abbiamo preso lo stesso. Su che, in che zona? Dimmi a te. TS. Chi c'è TS forte svincolato con l'overall alto? Svincolato no, perché svincolato? No, vabbè, in scadenza intendo. Non te lo dico, sennò poi mi copi, dici, adesso lo prendo. Ce n'è uno che mi ha fatto sì, allora, cioè il mio giocatore era Oliveira che era tipo 83, se non erro. Ma infatti io avrei tenuto Oliveira. Ho preso uno che è 86, questo te lo posso dire, 86, quindi faccio più 3 che fa media, capito? Ma quanti soldi c'ho? Quanto hai? 180. Madonna. Ma ho già fatto anche un acquisto, Mamma mia. Ho fatto un acquisto da 90 di overall, dico solo quello, c'ho ancora 180. Qui rischiamo di prendere gli stessi, porca miseria. No. È giovane il mio difensore centrale. Pensando a chi potenziare, che c'ho ancora 112 milioni, vorrei capire un attimo come muovermi. Io vorrei prendere questo giocatore qua, se lo prendo penso di aver vinto, se lo prendo. Il problema è che non riesco a prenderlo, porca di quella miseria, tutta colpa di Raspadori, mannaggia. Provaci. Ci provo, però tu usando i trucchi mi batti. Provo così, vediamo. La trattativa è giunta a un punto morto, porca di quella miseria. Io sto facendo la pensione FC. Occhio che prendiamo gli stessi. Però cioè dai, non renderla bruttissima la squadra. Dai, io non sto facendo questi colpi così infami. Tu non ti preoccupare, l'obiettivo è vincere. E io sono messo male, sono sotto di tanto. Aspetta, accettato. Ci avrei ancora 50 milioni, ma il tempo scarseggia. Quindi questi 50 milioni mi sa che... Io provo a prendere questo giocatore qua. Non so neppure quanto sto offrendo. Vediamo un po'. Madonna mia, 146 vogliono. Termina la trattativa. Devo venderlo separatamente questo. Dai, però non ho tempo. Dai, mi devi dare 2 minuti bonus. Dai, dammi 2 minuti bonus, per favore. Favore, dai. Poi il video è tuo, però non penso di volerteli dare. Ma io te li do sempre, poi si tagliano queste parti e non le facciamo vedere. Cioè, ma non è vero, ma non è per niente vero. No, è vero, ammetto, almeno abbi il coraggio di ammetterlo, sì. Almeno. Allora, mi sta arrivando delle offerte, però sono offerte di scambio. Perché di scambio, porca vacca? Riesco a prendere. Tratta. Ho paura di non riuscire a prendere lui, sai. Se riesco a prendere lui è svoltata. Però forse l'hai preso anche te. Vabbè. Massimo lo svincoliamo, che ti devo dire. Allora, io ho un minuto per fare praticamente tutto. Vediamo se me lo vendono questo. Non so neanche se ho abbastanza giocatori. Ok, venduto. Preso. Io ho chiuso il mercato. Chiuso, ok. Io vado subito quindi sul giocatore che potrebbe svoltare tutto. Devo offrire per forza 130, perché non ho tempo di rifare la trattativa. 134, affare fatto. Speriamo di non aver preso lo stesso. Questo è un giocatore abbastanza scontato. No, non ho preso nessuno da quella cifra. Nessuno da 130 milioni? Ma secondo me no. Va bene, mi fido. Ma guarda, tanto qua siamo rovinati. Cioè, secondo me almeno due li dobbiamo svincolare, te lo dico. Ma te va bene, perché te sei in vantaggio, quindi a te va bene. No, dai, secondo me siamo stati bravi, secondo me. Va bene, è finito il tempo comunque. No, mi mancano ancora due secondi, okay. Ancora due secondi. Sei sicuro che è finito? Perché secondo me no, Giuseppe, fare il furbo, dai. Ho finito, vai tranquillo. Allora, ti dico io cosa ho fatto. Visto che io ho preso due giocatori. Capisco quanti ne devo esonerare. Allora, io ho preso Ruben Dias. Salvo. E poi, non mi ricordo chi è l'altro. Ho preso Robertson, terzino sinistro. Salvi. Ok, apposta, andata. Io ho fatto tanti acquisti. Ho preso Araujo, difensore centrale. Ok, mamma mia. Teo Hernandez, terzino sinistro. Mamma paura. Mia. Kimmich a centrocampo. Ok. E Kevin De Bruyne a centrocampo. L'unico è De Bruyne, un po' vecchietto, però. Mamma mia. Anche io lo volevo prendere De Bruyne, però c'ho un miretto 84. Quanto è il tuo Kevin? 89. Ok, il mio miretto 84. Vabbè, no, sarà poi più avanti il tuo. E io mi sa che ho preso anche Arnau Martinez a destra. Non mi ricordo se te l'avevo detto. Mi sa di no, Arnau Martinez a destra. D'un fretto. Quanto ha Dumfries? 84. Ok, io 83.
questo Arnau. Va bene, è combattuta per quanto riguarda l'overall, eh? È molto combattuta, quindi... Secondo me vinco io per l'overall, però vabbè. Anche secondo me, anche secondo me. E allora, sì, facciamo gli obiettivi, ragazzi, e poi ci vediamo a maggio per tirare le somme. Terza stagione terminata e, mio caro Venom, ho la finale di Champions League con l'Inter. Dai, mamma mia, stagione molto buona, finalmente sono riuscito a vincere anche la Coppa Italia, tra l'altro, perché era, cioè, tre volte in finale, cioè, assurdo. Io no, io l'ho di nuovo persa, te lo dico già. Ma non l'ho vinto. Hai vinto? Dai. Ok. E guarda, allora, prima di vedere la Champions, vediamo un attimo il campionato con i giocatori neri che sono cresciuti un botto. L'hai vinto? Io vado a vedere subito se l'ho vinto anche io. Allora, Serie A, io secondo! Occhio! No, perché se perdo la finale, occhio, eh. Ti dà comunque punti, ho letto. Finale certo. Champions 10 punti. Certo, no. però, chi lo sa. Vado a far la finale così ci togliamo ogni dubbio, perché se la vinco non c'è nessun dubbio. Contro l'Inter, quindi Napoli-Inter, finale di Champions League. 1-0. 2-1 per me, gol di Raspadori e gol di Miretti. Mamma mia. Supercoppa, io l'ho persa. La Supercoppa io l'ho vinta. 4-1 col Milan in finale, mamma mia. Coppa Italia l'ho vinta, ma... Ok, no, io solo il campionato non ho portato a casa. E poi bisogna vedere per quanto riguarda l'overall. Ma dobbiamo proprio farlo, hai già vinto. No, per sfizio, solo per vedere, perché secondo me tu mi batti per quanto riguarda l'overall. Dai, faccio il calcolo, torno da te. Facciamo il calcolo, ragazzi, e poi mettiamo direttamente la tabellina a schermo con i risultati finali. Calcolo fatto e... Venom, ti prendi tu il punticino, giusto? Ti prendi tu i 5 punti. Perché io ho fatto 88,54 di media, tu? Ok, io ho 88,2, quindi per 10 punti. 10 punti, sì, scusami. 10 punti e tabellina schermo. Il totale 36 per me, nessuno come lui, Gonzalo Higuaín. E tu, Venom, chiudi a 25. Però mi sono comportato bene, dai, non è andata così male. No, è stata una bella sfida e la finale di Champions è stata molto decisiva perché... Senza Champions vincevo io. Senza Champions? No, però io mi prendevo i 10 punti per la finale, quindi... No, realtà... no, sì, ma se non se fossi andato male in Champions tu vincevo io. Ah, certo, no, assolutamente, sì. Va bene. Interessante. Allora, ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Sabato prossimo, domenica prossima, una nuova Bancarotta Challenge. Ciao e a presto, bella. Ciao.